Signore e signori, buonasera. Qua ci deve essere un problema audio, perché io dico buonasera, loro non dicono niente, nessun entusiasmo. Aspetta, rifacciamo un attimo, facciamo finta che sono appena entrato, quindi un po' di entusiasmo, so che è tardi, però. Allora, tesoro. Signore e signori, buonasera. Grazie. Io vi... Guarda, ti ringrazio a te che stai applaudendo tantissimo, guarda, veramente, io parlo con te, ma è come se stessi parlando con ognuno di voi, ok? Semplicissimo. Tra l'altro c'è la maglietta fluorescente fantastica, guardatelo, guardatelo, guardate, è incredibile, veramente. Allora, a te proprio, parlo direttamente con te. Quando qualcuno ti fa buonasera, di solito, tu rispondi, buonasera, mica fai bravo, quindi... Quindi signori, l'ultima volta io dirò buonasera, voi solo buonasera, così. E poi iniziamo. Signore e signori, buonasera. A parte qualche ubriaco in giro, però. Io non sono Alina Babusca, sono Alex Russo. Qua c'è l'applauso, signori, l'applauso qua, in questo... Una cosa incredibile, hanno sbagliato proprio l'agenzia... Ha sbagliato per la fretta, mi ha messo Alina Babusca. Fortunatamente Flixbus mi ha fatto partire lo stesso. Che? Vedete che le dimensioni non contano. Me lo diceva sempre la mia ex fidanzata. Bene, signore e signori, sono venuto qui oggi per raccontarvi la mia verità. Signore e signori, da 28 anni soffro di una malattia molto grave. Ho provato cure sperimentali, massaggi, terapie strane, ma niente. I medici dicono che non c'è nulla da fare. Signore e signori, signore e signori, signore e signori, sono eterosessuale. Sì, amo le donne. Alte, more, bionde, tutte. Signori, quelli là con le ginocchia a punta, con i peli sotto l'ascella, simpatiche, antipatiche, ricche o morte di fame. Signore, andrei a letto anche con una forma di parmigiano se questa avesse le gambe. Sì, per esempio lei, ma lo sai che è bellissima? Lei, ah no, scusa, sei un uomo, scusate, è che da quando ho perso lei ho perso la testa. Cioè prima avevo perso la testa per lei e adesso che non ho più lei ho perso la testa perché non ho più lei. Prima avevo perso la testa per lei e adesso che non ho più lei mi sembrava chiaro. Anna si chiamava. A proposito, ci sono delle Anna in sala? Alzate la mano, le Anna in sala? Non ci sono Anna in sala? Certo, perché le mandavo fuori, l'avete fatta apposta. Manca Arianna, Marianna, Giovanna, fuori. No, no, vabbè, rimanete. Anche perché non è che è colpa vostra. E poi si sa come vanno queste cose, no? Il giorno prima eravamo insieme a brindare sul balcone, davanti il mare, la luna, le stelle. Sei l'amore della mia vita, come te nessuno mai, staremo per sempre insieme. Cazzate! Perché tre giorni dopo sempre sul balcone, davanti il mare, la luna, le stelle? Non sono abbastanza per te. Ti meriti una donna migliore. E siccome ti voglio troppo bene, ti lascio. Come mi lasci? Mi vuoi troppo bene e mi lasci? Allora glielo ho detto, tu hai un altro. Sì. Mi ha detto sì. E mi ritrovo qui oggi insieme a voi. Che culo. Ah, comunque però l'ho presa benissimo. Chi ci pensa più ad Anna? E poi vi dico una cosa in confidenza, glielo dico. Dopo una settimana avevo già la fila di donne. E questo mi ha fatto riflettere. Ma perché stare con una donna soltanto quando ogni donna può regalarti qualcosa di unico e speciale? Costanza, 30 anni. Fotomodella. Fate un applauso a Costanza perché... Con Costanza, chi ci pensa più, Anna? Chissà quanto tempo sarà passato poi. Quanto tempo sarà passato? 5 anni, 4 mesi, 3 settimane, 15 giorni, 27 ore, 15 minuti, 12 secondi.
15 secondi, 16 secondi, 17 secondi, 18. Però ci sono delle coppie in sala? Non vi vergognate, non vi vantate, ma non vi vergognate. Cioè, le coppie in sala, alzate la mano. Volevo darvi un consiglio proprio. Non brindare sui balconi che porta una sfiga, veramente. Ve lo dico la verità. Ma comunque, signori, cambiamo discorso che è meglio, ecco. Vi presento la mia fidanzata perfetta. Non parla, la suoni quando vuoi, non ha mai mal di testa. Al massimo è giù di corda. Questa la taglio, questa la taglio. Signori, in pochissimo tempo abbiamo già fatto grandi cose. Grazie a lei sono riuscito a ritrovare il mio equilibrio. Grazie a lei sono riuscito a ritrovare la mia serenità. Grazie a lei sono riuscito a scordarmi di quella donna che mi ha rovinato la vita. Anna, Anna, e chi ci pensa più? Anna, Anna, Anna. Anna, dimmi perché ancora io penso a te. E ho tante cose da fare, ma non ti ho mai smesso di amare. Ti penso quando vado al mare, mentre Teresa non si fa pregare. Ti penso quando vado in banca, mentre Francesca non fa la santa. Ti penso quando vado in giardino, mentre Luisa mi guarda da vicino. Ti penso proprio sul finale e all'improvviso la tua faccia mi appare. E indovina, lo fa mosciare e tutte le donne mi mandano a cagare. Dimmi perché, dimmi perché, dimmi perché devo soffrire. Lo so, con te era diverso, era il mio cuore che faceva sesso. Lo so, con te era più bello, ma tu non ci sei e non posso tagliarmi il... Quindi, se tu non ci sei, non puoi pretendere che io diventi gay. E quindi, visto che tu non ci sei, io a letto me ne porto almeno sei. Francesca, Teresa, Luisa, Gelsomina, Franca è al posto suo, l'hai sentita? Sto al posto suo. Costanza, Costanza! Sì, sono sei. Sì, sono sei. Sì, sono sei. Ma arriverò a 106. So, potrei sembrare un porco, ma io volevo solo il tuo corpo. E lo volevo tutto per me, ma tu non sei mia e lo devo ammettere. Ma se tu vuoi stare ancora con me, dai ti aspetto, vienimi a prendere. Ma se tu vuoi stare ancora con me, dai ti aspetto, vienimi a prendere. Vieni da me, vieni da me, vieni da me, vienimi a prendere. Vieni da me, vieni da me, vieni da me.
vienimi a prendere, vieni da me. Secondo voi sta arrivando? Sapete? Ho provato in tutti i modi a riconquistarla. Anche così non è bastato. Qua dovrebbe partire la musica. Grazie. Grazie davvero, almeno ho conquistato voi. E poi proprio l'altra volta è successa proprio la stessa identica cosa, un po' diversa, ma un signore sulla cinquantina è venuto proprio da me, alla fine di un mio spettacolo di strada, perché sono anche un artista di strada,
mi ha detto: bravissimo, ma sei un fenomeno, ma che lavoro fai? È una cosa abbastanza frequente, però quel giorno ero... E cerco sempre di essere gentile, come diceva prima Cristina, ma... E quindi ho cercato di mantenere la calma. Allora gli ho detto... Questo è il mio lavoro. Ma che c'entra? Non è che a 50 anni puoi fare questo lavoro. Sì, a 50 anni vorrei fare questo lavoro. Ma che c'entra? E se ti rompi una gamba? Se mi rompo una gamba vuol dire che canterò e suonerò soltanto. E se ti rompi un braccio? Se mi rompo un braccio vuol dire che canterò soltanto, va bene? E se ti tagli la lingua? Guarda, te lo dico adesso che ho la lingua tutta intera. Vaffanculo! Scusate, ma... E fino a lì è andato bene, perché ho detto, ok, almeno ho sfogato la mia, no, la mia rabbia, la mia frustrazione, sono tornato a casa, però ancora le sue parole dentro di me erano veramente forti e non riuscivo a dormire. Però mi sono fatto un'unica e semplice domanda e ho ritrovato la pace. Se io domani dovessi morire, sarei felice della mia vita? E ho detto sì. È nato questo pezzo. Impronte. Proprio voi con le scarpe firmate, parlo con voi che vi accontentate. Io invece no, corro contro vento, faccio quello che sento e non mi mento. E tu vediamo se ci riesci, se sei capace di fare nella vita quello che ti piace. Spezza le catene e ricorda di volerti bene. Vediamo se ci riesci, se sei capace di fare nella vita quello che ti piace. Non aver paura della tua natura. Nai na, na 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 na. Mani, vai. E poi guardatemi ancora, ma guardatemi negli occhi. Pensiamo a giocare, facciamo gli sciocchi e non pensiamo all'apparenza che crea diffidenza. Guardatemi ancora, ma guardatemi negli occhi. Pensiamo a giocare, facciamo gli sciocchi e non pensiamo all'apparenza che crea solo diffidenza. Diffidenza, diffidenza, ma c'è per tutti una speranza. E poi togliamoci le scarpe, mettiamole da parte e seguendo l'orizzonte lasciamo le nostre impronte. Ehi, 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 ehi. Grazie. Signori, grazie a tutti.
Io sono Alina Bobosca e sono Alex Russo. Grazie. Grazie, grazie.